Ui, ciao, come stai? Oggi grossi investimenti. Già oggi in live ho consigliato dei filtri, ma prima di farvi vedere subito i filtri e su cosa dobbiamo andare ad investire immediatamente, io vi invito ad entrare nel gruppo Telegram, gruppo dedicato alla compravendita, moduli, tattiche, consigliatori, consigli di squadra, consigli su tutto quello che volete. Instagram, vi aspetto in live sulla piattaforma Viola. Ci sono tutti i link in descrizione. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Detto questo, ragazzi, questa intanto è la mia squadra. Sto facendo l'evoluzione di Camavinga che diventerà 5-5. Passiamo subito ai filtri. Il primo filtro che vi vado a consigliare è 85. 85, facciamo 2100, 5004, 8000. Mettiamo oro rari e andiamo alla ricerca di tutte le 85. Le 85, quando le prendiamo, massimo a 5003, 5004, massimo proprio fino a 5005. A quanto li relistiamo le 85? Le 85 le relistiamo intorno ai 6007, 6008, 6009, anche 7000. Direi non di più per il momento. Quindi filtro 85, 2100, 5004, 8000. Passiamo al secondo filtro, che è 86. 86 facciamo 3006, 7004, 10000. Mettiamo oro rari e andiamo alla ricerca di tutte le 86. 86 a quanto le prendiamo? Attualmente stanno quasi a 7,5. Quindi io direi sotto i 7500 crediti va più che bene. Relist partendo almeno da 9000 crediti. Potete arrivare fino a 7,5 all'asta. Relist 9000, 9200, 9003, ok, intorno a questo prezzo. Passiamo alle 87. 87 facciamo 5100, 11000, 11000, 13000. In questo caso qua potete mettere sia oro rari sia niente, in modo da trovare anche qualche carta speciale, perché poi dopo vado a consigliare anche qualche carta speciale e vi dico anche qualche giocatore per i bassi budget. L'unica categoria che non consiglio adesso, perché sono in hype, che si prendevano meno, sono le 84. Però focalizziamoci su queste. Le 87, ragazzi, le prendiamo massimo a 11, quando le relistiamo almeno a 13k, quindi almeno un 2000 crediti in più. Poi se vogliamo pazientare ancora di più lo possiamo mettere anche a 13,5, però li prendiamo massimo a 11, relist a 13, quindi ci andiamo a fare tutte le offerte anche sulle 87. Ripetiamo il filtro 87, 5100, 11000, 13000. In questo caso qua possiamo mettere sia oro rari e possiamo mettere anche niente, in modo da trovare anche qualche carta speciale che potrebbe essere interessante, tipo pure sto Kostic qua che mi è uscito adesso. Questo ve lo posso consigliare a scarto, partono a 2k in più, sono abbastanza buoni per fare compravenda. Come carta speciale, ragazzi, io ne ho preso un paio oggi, vi consiglio questo Lukaku versione tuono, massimo a 18,5, quindi questo qua ve lo andate a sniperare. Come carta speciale questo è molto interessante. Se lo sniperate a meno, pure a 18.250, qualcosa l'ho trovato. Ho trovato uno a 18.000, lo prendo immediatamente. A quanto lo relistiamo Lukaku? Lukaku per me va relistato intorno ai 23, 23,5, 24. Io in questo caso qua lo metto a 23,5. Quindi questa ottima carta speciale da prendere a questo prezzo. Un'altra carta speciale che vi vado a consigliare è Oyarzabal Winter. Oyarzabal Winter Wildcard attualmente, se non ho visto male, si trova intorno ai 17.000. Eccolo qua, questa è un'altra ottima carta per andare a sniperare. Quindi questo qui ce l'andiamo a sniperare, vedete è uscito una a 16 per adesso. Questo fino a 17,5 va bene, è un 88, l'ho presa a 17, tra l'altro è pure una carta utilizzabile questa. Ok, è un 5 di stelle skill, una carta anche valida, io l'ho pure provata, c'ha pure dei belli stili di gioco, tipo il tiro a giro. Questo è molto interessante, l'ho preso a 17.000, questo qui lo piazziamo intorno ai 22k preso a 17.000. Ok, quindi questo è un altro ottimo investimento da fare per quanto riguarda le carte speciali. Andiamo ai bassi budget. I bassi budget, ragazzi, io continuo a consigliare oro comuni 81. Perché? Perché questi qua, soprattutto i lunedì, vanno in hype, arrivano a 7-800 crediti e si vendono facilmente. Attualmente questi qui si possono prendere massimo a 500, io consiglio tipo un Capù del genere,
lo piazzate pure a 7,50, minimo guadagno sulla quantità, andate a fare un grosso profit. Ovviamente per chi ha un budget da 10-15 mila crediti va più che bene. Vi consiglio lui, vi consiglio De Almeida, se non escono andate subito su un'altra e può essere Atenea, altro oro comune 81, buono per i bassi budget, lì andate a sneperare e li piazzate intorno ai 750-800 come avete visto. Quindi ragazzi, questi sono gli investimenti di oggi, investiamo immediatamente appena vedete il video, perché possono essere gli ultimi prezzi bassi, perché i prezzi sono veramente bassi e non sono i loro prezzi, quindi questi sono ottimi prezzi per continuare ad approfittare per fare poi il grande profit. Noi ci vediamo al prossimo video, come on!